Matteo Renzi oggi ha tutto il diritto di essere definito un buffone come lui voleva. Ricordate quando presentò il programma, disse: se non riuscirò a realizzarlo in tempo, chiamatemi pure buffone e vedremo di accontentarlo. Ho qualcosa però di meglio da dire. Da quando la libreria Feltrinelli di Roma in Piazza Argentina, ho visto un libro dal titolo Il Berluschino, di Michele De Lucia, un giovane scrittore che ha già al suo attivo ben sei pubblicazioni. In una di queste, il libro dal titolo Il Baratto, si parla degli strani rapporti avuti in passato dall'attuale presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con Fininvest, con Silvio Berlusconi. Ma il primo libro, Il Berluschino, che ha attratto la mia attenzione perché ha una presentazione molto succinta e indicativa sul personaggio Renzi, che vale la pena di leggere. Da studente liceale, Matteo Renzi osteggiava il sesso prematrimoniale, oibò. Da giovane faceva il portaborse di un deputato ex democristiano. Da politicante della Margherita era il galoppino di Francesco Rutelli. Poi, nutrito di televisione e di berlusconismo, ha cominciato la sua scalata al potere, benedetta da Comunione e Liberazione e dai Focolarini, un'organizzazione ecclesiale. A partire dal 2004, per un decennio, Renzi fa l'amministratore locale, presidente della provincia e sindaco di Firenze a colpi di slogan, populismi e demagogia, con una dedizione ossessiva ai mass media, secondo la dottrina berlusconiana. Utilizzando le cariche pubbliche, Renzi tesse la sua personale ragnatela di potere, il cui regista nell'ombra è l'ultracattolico Marco Carrai, ex Forza Italia, e il cui alveo internazionale scorre tra Washington e lo Stato di Israele. Alimentata da un fiume di denaro, la ragnatela del potere renziano viene sostenuta da organizzazioni cattoliche, da imprenditori e finanzieri, da scabrosi personaggi come l'americano Michael Leyden e da Silvio Berlusconi in persona. Questo libro ricostruisce tappa per tappa la scalata di Matteo Renzi, culminata nella presa di Palazzo Chigi alla guida di un governo nato da una crisi extraparlamentare, privo del sostegno elettorale espresso da un Parlamento delegittimato perché eletto con una normativa incostituzionale, basato su un'ambigua maggioranza truffaldina rispetto al mandato elettorale. E con un governo del genere Renzi intende manomettere la Costituzione. Mi rivolgo agli ex iscritti del PCI, ma siete certi che un personaggio, un tipo del genere, meriti il vostro sostegno e il vostro voto?